Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi farò un altro breve video e vi farò vedere che cosa ho trapiantato nell'orto nel mese di marzo. E niente, un video molto veloce e qualche spiegazione un po' veloce. E niente, vi faccio vedere. Allora, intanto mi sono dimenticato di dirvi nell'introduzione che le temperature bisogna che siano superiori allo zero, perché se no si butta via tutto. Quindi iniziamo dalla bieta arcobaleno. Nel mio dialetto si dice bida. Vedete, ho preso solo un pack da 6. Qua abbiamo di colore rosso. Poi abbiamo l'insalata gentilina, o gentile come la chiamano alcuni, che è questa qui verde un po' riccia, croccante, e in famiglia ci piace molto. E poi ho voluto fare un esperimento. Di solito il cavolfiore si pianta in autunno, soprattutto nell'orto invernale, ma quest'anno ho voluto provare a piantarlo già a marzo e vedere che risultati ottengo. Molto probabilmente verrà fuori lo stesso, perché mio zio piantava le verze, i cavoli, sempre in questo periodo, quindi la temperatura, il tempo, eccetera eccetera, è tutto regolare. Poi abbiamo trapiantato, ho messo a dimora le cipolle bianche, che sono queste qua, e io faccio questo metodo: traccio un solco con la zappa e poi metto giù tutti i vari bulbi e poi li copro. Più avanti, quando la cipolla sarà ingrossata, farò una rincalzatura, così rimarranno sempre belli coperti e potranno ingrandirsi. E infine qua abbiamo messo il telo pacciamante, abbiamo messo a dimora le fragole. Diciamo che questi sono un po' il mio punto debole, le fragole, perché non ho mai ottenuto una gran produzione, e se voi avete dei consigli su come fare, io li accetto volentieri, me li scrivete sotto nei commenti e io sono lieto di leggerli. Intanto, per dimostrarvi che siamo in primavera, vi faccio notare questa bella fioritura del mio piccolo pesco. Guardate che bei fiori. Davvero belli. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale, commentate se volete darmi qualche consiglio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!